Buongiorno, hola hola a tutti quanti. Oggi voglio parlarvi di WhatsApp. Qualche segretino, può darsi che non sapevate di queste cose nuove che sono state aggiunte. Ho scritto un messaggio che vorrei modificare. In effetti non è scritto bene. Lo tengo premuto questo messaggio, poi premo i tre punti in alto a destra, modifica e posso cambiare il mio messaggio, scriverlo un po' meglio. Ho comunque 15 minuti di tempo per farlo, non è infinito, per mantenere nascosta una conversazione. Tocco sul nome della persona, scendo e tocco sul lucchetto chat. In questo modo ci vorrà la mia impronta digitale per poter nascondere e poi riaprire questa chat. Vediamo. Ora qua ci sono tutte le mie conversazioni e quella conversazione non compare. Se scorro all'ingiù, compare in alto chat col lucchetto, mi chiede la impronta digitale, il lucchetto si apre e io posso vedere qui tutte le mie chat che eventualmente sono state bloccate con il lucchetto. Quello che vogliamo è la totale privacy del WhatsApp. Andiamo sui tre punti in alto a destra, impostazioni, privacy, ok, e dobbiamo bloccare con impronta digitale. Questo lo attiviamo, lui chiede l'impronta digitale, ok, e automaticamente qua mi chiede quando bloccarlo, immediatamente, dopo un minuto, dopo 30 minuti. Allora facciamo che immediatamente venga bloccato e che non mostri il contenuto delle notifiche. Vediamo. Ora esco dal mio WhatsApp, adesso lo apro e lui mi chiede l'impronta digitale. WhatsApp è completamente privato e bloccato. Ora parliamo della possibilità di creare dei sondaggi. Ecco, in questo caso sono su un gruppo e tocco sul fermaglio, sondaggio, faccio una domanda. Ecco, come vi piace il caffè? Ok. Opzione 1. Espresso. Opzione 2, americano. Opzione 3, cappuccino. Ecco, facciamo queste tre. Però io non voglio consentire più di una risposta. Ecco, ho tolto quella spunta lì. O ci piace espresso, americano o cappuccino? Vediamo un po' cosa dicono le mie amiche. Questo gruppo si chiama giusto caffè. Passato qualche minuto, tocco su mostra voti e vedo che sia io e Pilar abbiamo detto che ci piace il cappuccino, due voti. Invece Nadia ha detto che gli piace il caffè espresso.